Il discorso carboidrati a cena o a pranzo non ha nulla a che vedere con un discorso prettamente o con un concetto prettamente estetico. Io sto cercando di andare oltre. Spesso si parla solo del carboidrato a cena come di un qualcosa che faccia ingrassare, o del carboidrato a pranzo o a colazione come di un qualcosa che faccia dimagrire. Quindi il concetto non è questo. Dobbiamo capire che esiste una grande fetta della popolazione che si trova in una fase definita disfunzionale, quindi è una fase entro la quale le persone manifestano alcune tipologie di sintomi che ci indicano che stiamo andando verso una condizione di difficoltà. Quindi dobbiamo prendere in considerazione questo. Il parametro di valutazione principe è dato dai disturbi del sonno. Se io ad esempio sono anni che non dormo bene la notte o soffro di insonnia, i carboidrati a cena sono assolutamente da eliminare perché creano uno sbilanciamento importante dal punto di vista glicemico, innalzano i picchi di infiammazione serale, innalzano i picchi di cortisolo e quindi si va incontro a tutta una serie di disturbi correlati. Quindi il problema principale non è tolgo il carboidrato o lo metto. Il concetto principale deve essere indirizzato verso la risoluzione dei disturbi del sonno, perché solo iniziando a dormire meglio il nostro organismo regolarizzerà le proprie secrezioni ormonali e di conseguenza ci darà la possibilità per ottenere risultati più stabili e più duraturi. Quindi andiamo oltre. Non è solo devo eliminare i carboidrati perché devo dimagrire o li metto per dormire meglio. Assolutamente no. È un concetto di bilanciamento del nostro sistema nervoso, è un concetto di bilanciamento del nostro sistema ormonale e soprattutto di gestione dei picchi di glucocorticoidi serali.